Siamo sempre al World Camp con Carlo Beschi, che ha fatto uno speech che abbiamo visto che durante il live stream è stato molto gradito, però nessuno ha capito di quello che parlasse. Ora ha 3 minuti per dirci effettivamente, per farci capire di cosa ha parlato. Okay, cosa è Lean e cosa c'entra con lo sviluppo software e con WordPress? Lean è una filosofia, un metodo di gestione dei progetti, è una gestione dei processi inizialmente creata da Toyota in Giappone molti anni fa, applicata al loro ambito, che era quello dello sviluppo di progetti in ambito automotive, portata poi successivamente anche in altri settori, tra cui il settore della gestione dei progetti IT. Concetti fondamentali: massimizzare il valore riducendo gli sprechi, quindi focalizzarsi ad esempio nel software sulle funzionalità che portano valore, evitare tutto quello che non è strettamente necessario e quindi sia a livello di funzionalità incluse nel prodotto, sia a livello di risorse utilizzate, processo utilizzato per sviluppare quel prodotto o quel servizio, utilizzare una serie di pratiche che ci permettono appunto di ottenere il massimo con il minimo. Quindi, ad esempio, fare piccoli passi, quindi ok, forse un obiettivo finale, però arriviamoci pezzettino alla volta. Quindi stabiliamo uno standard più vicino. È vero che vogliamo avere un software, non so, senza bug? Benissimo. Però l'ultima volta ce n'aveva 100. Ok, quindi l'obiettivo di questa settimana è averne 90. Arrivo lì, da lì analizzo quello che ho fatto fino adesso, correggo se c'è qualcosa da correggere, cerco di migliorare ulteriormente il processo, pezzettino pezzettino arrivo là. Il Lean nell'ambito dello sviluppo software si inserisce nel filone che è quello dei metodi agili, che è un cambio di paradigma rispetto alla metodologia tradizionale di sviluppo del software, che era cosiddetto waterfall, per cui c'era tutta l'analisi all'inizio, la pianificazione, tutto lo sviluppo, i test alla fine e la consegna, che si è dimostrato avere una serie di limiti, e quindi all'inizio degli anni 2000 c'è stato l'Agile Manifesto, e adesso è una corrente, diciamo, che molto molto seguita, di cui io sono, diciamo, un fan e per il possibile anche un divulgatore. Grazie mille, Carlo.